Noi esseri umani siamo l'unica specie vivente, grazie alle capacità cerebrali differenti da altri esseri viventi, siamo l'unica essere vivente in grado di riflettere sulla nostra esistenza, sul senso della nostra vita. Abbiamo la possibilità di dare un senso alla nostra esistenza con consapevolezza, eppure molto spesso, la maggior parte delle persone, viviamo meccanicamente, come tante pecore che fanno tutta la stessa cosa, e quindi ci perdiamo. Molto spesso il bello della vita. La maggior parte degli esseri umani non ha una visione completa, complessiva, a lungo termine dell'esistenza, della propria e dell'esistenza in generale. Ha solo una visione a breve termine, limitata ai piccoli interessi personali, i propri piccoli interessi personali, non al massimo interessi personali, riferiti al proprio distretto entourage familiare, al figlio, a famiglia, o lavorativo, quello di cui tutti noi abbiamo bisogno. Non è tanto né il denaro, né il lavoro, né l'avere successo, neppure, guardate, neanche il cibo è così importante, o l'affetto, la considerazione degli altri. Quello di cui abbiamo bisogno è la consapevolezza. Una consapevolezza piena, completa di noi stessi, profonda, cioè una consapevolezza che si chiama profonda, che tenga conto anche della nostra dimensione spirituale, diciamo altre volte. Che molto spesso non consideriamo per niente. E la nostra importanza che deriva di là, la nostra coscienza collettiva, abbiamo chiamato qualche altra volta, la nostra coscienza cosmica, o il nostro posto nell'universo con la U maiuscola. Questa è la consapevolezza completa, che molto spesso, la maggior parte delle volte, non c'è nella nostra vita, no? Insomma, la maggior parte delle proprie attività, delle cose che si fanno durante la giornata, non vengono fatte con questa piena consapevolezza. Cioè, tenendo presente un senso, che senso ha, no, a questa nostra vita? Una visione completa a lungo termine della propria vita, tenendo presente, cioè, quello che molti autori chiamano uno scopo profondo. Perché noi abbiamo dei piccoli obiettivi secondari, questi piccoli obiettivi che consideriamo non molto importanti, però non abbiamo uno scopo profondo, molto spesso. Scopo profondo. Cos'è uno scopo profondo? Spesso confondiamo obiettivi come per esempio l'accumulo di soldi, o di oggetti materiali, o anche l'accumulo di conoscenze, diplomi, lauree, o anche l'avere successo, o il fare carriera, con uno scopo profondo. Diventa la cosa più importante della propria vita, tutto questo, per alcuni il denaro, per altri anche le lauree, il lavoro, le conoscenze, ma sono cose ben diverse. Questo genere di obiettivi è legato sempre ad un proprio interesse personale, a breve termine, mentre uno scopo profondo va oltre, prescinde dal proprio interesse personale, deriva dal servire a una causa superiore al proprio interesse a breve termine. Uno scopo profondo deriva da una visione più ampia e completa della nostra esistenza, anche di quella degli altri, considerando che siamo connessi in una rete come in questo universo. Questa è la visione, e di qua nasce uno scopo profondo. La maggior parte delle persone invece passa tutta la propria vita inseguendo questi piccoli obiettivi, che sono questi obiettivi che si rifanno, no, ai propri interessi privati, sono obiettivi secondari secondo questi autori, che non derivano dalla propria profondità ma dai condizionamenti della società, e che li fa essere sempre di corsa, con una diapositiva che arriva di scontro a volte, ci fa essere a volte sempre
di corsa, vedete, scientifiche delle città, della nostra città, come se, se fosse obbligata questa gente ad agire in un certo modo da qualcun altro, come se qualcun altro obbligasse a fare così, no? Come se dovesse vivere la vita di qualcun altro, ognuna di queste persone che fa tutte queste cose, come se, se ha come obiettivo un obiettivo che qualcun altro gli ha inculcato, non facendo riferimento alla parte consapevolezza, che vanno tutte le stesse cose, sono allottolati da una parte all'altra, senza potersi fermare magari nemmeno un momento, come se avesse paura di fermarsi, riflettere. Per cui sempre impegnato, la mente sempre piena, quasi che avesse paura della propria profondità. E qui nella propria profondità c'è uno scopo profondo, quello che ti fa essere, no? Ti fa fare la vita, no? Di valore, di spesso una vita così di spessore. Quello che potrebbe vedere, insomma, si ha paura molto spesso di quello che fermandosi nella consapevolezza uno potrebbe trovare. In questo modo cosa fa? La maggior parte delle persone in questa società finisce per non vivere la propria vita, come si deve. Finisce per vivere la vita voluta da altri. Come la mente condizionata, molto spesso, una vita da vivere degli altri vogliono che tu viva. E allora è importante prendere consapevolezza. Che si lavora o non si lavora, che si è in pensione o non si è in pensione, che si è un giorno festivo, un giorno comunque sia, questa consapevolezza ti porta fermarti e vedere dove sto andando, cosa sto facendo, che stile di vita è questo mio, questo periodo. Il tempo di questa nostra vita è limitato, questo lo sappiamo bene. Non si può sprecare vivendo la vita di qualcun altro. Quindi la nostra vita, quella che è, con consapevolezza, tranquillamente. Perché la insoddisfazione deriva dal vivere la vita di qualcun altro, alla fin fine. Uno vive la propria vita è quella che è, ma la vive al meglio possibile. E molto spesso viviamo la vita di qualcun altro, intrappolati dai condizionamenti, dai dogmi, vivendo in base alle idee di qualcun altro, se non abbiamo una buona consapevolezza. Insomma, non possiamo permettere che le opinioni, gli scopi degli altri, ecco, non uno scopo profondo, molto spesso abbiamo questi scopi, questi obiettivi secondari che sono quelli che generalmente la società vuole, no? Anche per noi. Non possiamo permettere che gli scopi degli altri sovrastino la nostra voce interiore. Ma dobbiamo avere il coraggio di seguire la nostra voce interiore, il nostro intuito, e tutto il resto deve essere secondario. Cioè praticamente l'esistenza dei modelli che ci vengono inculcati, se noi li accettiamo e li condividiamo, siamo pregati, perché stiamo condividendo modelli dell'anima. Ecco, se li condividiamo senza fare una vera scelta in base alla nostra consapevolezza, se li condividiamo così perché magari vogliamo essere considerati, vogliamo, no? E lì perdiamo il contatto con la nostra consapevolezza, così. E allora lì bisogna stare attenti. Che alla fine poi a lungo andare ci stacchiamo, sto vivendo come alienati, si dice in termini, no? Alienati, cioè staccati proprio dalla propria profondità. E lì è come si vengono i problemi. E, no, a parte l'insoddisfazione possono venire anche grossi problemi, no? Psicopatologici, perché la vita, no? Uno sente di non vivere la propria vita. E allora, a parte questi aspetti, torniamo al discorso della crescita. Apparentemente può sembrare più semplice vivere essendo sempre impegnati, come avete visto, quella figura, uno si riempie la mente di cose da fare, non pensa e non riflette sulle cose importanti. Può sembrare, ma in un mondo in cui tutto va così veloce, in cui non abbiamo mai avuto poi tante informazioni, adesso dove ci giriamo? Ci sono informazioni dappertutto, cellulare, smartphone, televisione, la radio, macchina, no? E noi
questo abituati con questo, tutte queste informazioni spesso troviamo una sensazione di urgenza, come se dovessimo fare sempre così in maniera urgente. Email da leggere, email da scrivere, dobbiamo rispondere alla telefonata, le riunioni, i posti dove andare, non solo per lavoro, ma anche magari per tempo libero, sempre queste urgenze da riempirci. No? Queste cose ci costringiamo a lavorare sempre di più, magari con ritmi sempre più frenetici, con una sensazione in definitiva di distrazione da noi stessi, non da la consapevolezza dei nemici, sempre di più. Questo stile di vita così frenetico, questa sensazione di continua urgenza, di continua necessità, ci distrae da questa voce interiore, di cui dicevo prima, che deve essere una cosa principale da tenere presente se si vuole veramente vivere. Quindi ci allontana dalla nostra profondità, che quindi peggiora la qualità della nostra vita. E quello è definitivo. La vita magari si è allungata, si vive più a lungo, ma la qualità spesso diminuisce per la maggior parte delle persone, non avendo o perdendo sempre di più questa consapevolezza. Se uno vive la vita degli altri, che qualità di vita può avere? Se uno corre come tante, no, corriamo come tante pecore, facciamo tutta la stessa cosa, individuo, che qualità di vita. E quindi la qualità sta diminuendo, la qualità della nostra vita. Questo stile di vita, quindi, bisogna cercare di capire che cosa stiamo facendo, che fare per cambiare coraggiosamente, perché ci vuole coraggio in una società, no, in cui magari non fanno tutti la stessa cosa, ma si può fare. E la crescita personale, la persona che fa un certo percorso di crescita personale riesce a farlo, riesce ad andare anche contro corrente pur di vivere la propria vita. Insomma, dicevo, questo stile ci allontana dalla nostra profondità, peggiora la qualità della vita perché limita la nostra inventiva, la nostra libertà, la creatività, no? E anche la possibilità di prendere delle decisioni ottimali, di fare le scelte giuste per noi, perché se noi le scelte le facciamo incondizionate in base a quello che si deve fare, non saranno mai le scelte migliori per noi, no? E quindi noi nella vita facciamo continuamente scelte, se usciamo di qua scelgo se andare dritto o a destra, se andare a vedere questo film o l'altro, anche delle piccole cose, non solo per scelte del lavoro o del partner, queste grandi scelte, ma anche le piccolissime scelte, sono tutte scelte. Se noi non siamo consapevoli che non possiamo fare le scelte giuste, faremo le scelte che gli altri considerano migliori per noi, quindi viviamo la vita degli altri in questo senso. Insomma, ti capisco, oggi si corre continuamente, si affanna, si è talmente immersi nella corsa, come avete visto in quella figura, da perdere la consapevolezza di dove si sta andando. L'importante è correre, poi dove stiamo andando non lo sappiamo, la gente non lo sa. Da rendersi conto di partecipare ad una gara impossibile da vincere, in cui non esiste un traguardo, si corre soltanto. Perché? Perché non c'è uno scopo profondo, non c'è una consapevolezza. E perciò è fondamentale riscoprire questa nostra voce interiore. Invece è fondamentale. La prima cosa da fare sarebbe quella. Quindi i nostri desideri, i nostri talenti nascosti, i nostri valori più profondi, che poi è la parte migliore di noi stessi, molto spesso tralasciare. Insomma, io credo che nella vita di ognuno prima o poi arriva il momento in cui ci si rende conto che bisogna cambiare qualche cosa, ci rende conto che si ha bisogno di ritrovare
un benessere profondo che deriva da questo, da uno scopo profondo. Benessere.